Assessore Fioretti, è uscito il bando di garanzia giovani, però un altro bando è pronto, nuove assunzioni per il centro per l'impiego. Sì, ne abbiamo diversi da far uscire a breve. Garanzia Giovani era già un qualcosa che ho trovato, quindi ho cercato di accelerare su quello che era un percorso necessario per dare possibilità a chi ha una situazione di disoccupazione di lungo termine. E cercheremo anche di dare una risposta a 105 persone, giovani o meno giovani, con un bando ad hoc per i centri per l'impiego entro fine anno, a tempo indeterminato, a cui si aggiungono altre 54 posizioni a tempo determinato per 2 anni con le due categorie C e D che vanno sempre ad aiutare i centri per l'impiego. Abbiamo anche un altro bando pronto, forse anche la prossima settimana, da portare in giunta per dei giochi inclusivi nell'ambito del sociale, quindi progetti che i comuni potranno fare per creare questi spazi utili per ragazzi sfortunati che però hanno diritto di stare insieme agli altri ragazzi a giocare nei parchi giochi. Per il Teramano saranno quante assunzioni? Nel Teramano penso insomma che dovrebbero attestarsi a una trentina su quelli a tempo indeterminato e una quindicina di quelli a tempo determinato, che saranno comunque anche quelli trasformati a tempo indeterminato. Quindi un buon rinforzo rispetto a un progetto che ho già attivato che vedrà la possibilità anche magari di un'agenzia lavoro che possa prevedere anche un settore formazione che leghi il tutto al mondo datoriale per quelle che sono le reali necessità del mondo del lavoro. Una battuta politica, lei rimane assessore, insomma che succede? Si era anche parlato di sue dimissioni, ma lei rimane al suo posto almeno per il momento, dovremmo attenderci qualche altro scombussolamento dopo l'uscita di Bellachioma. Io sono persona di partito, il partito ritiene che io debba rimanere al mio posto e cercherò di lavorare per quelle che sono le mie deleghe, sempre in linea con quelle che sono le indicazioni del partito e sugli argomenti che sono della Lega.